Vedi che secondo me non è sempre così tanto giusto. Pensa a come può essersi sentito. Ma magari possiamo noi. Guarda chi c'è. Ciao Elena, venite qua, venite qua. Stiamo arrivando. Comunque ti ho visto prima. Se ricapita ti lascio. Ciao. Ciao. Ciao Giada. Ciao. Ciao Francesca. Che si dice? Niente, soldi cose. Concordo. Davvero? Lo so. Cosa? Chi è il fortunato? Fortunato? Non mi dice niente. Ma quale fortunato? Ci stiamo solo frequentando. Hai capito la ragazza? Benvenuta nel club. Certo. Oh, guarda lì. C'è Dica. Andiamo, andiamo. Ci avviciniamo? Va bene. Ciao. Ciao. Ciao ragazzi. Quindi, che avete fatto sabato sera? Niente, siamo andati in discoteca. Alla faccia di quella che ha saltato la fila per entrare a Rio. Seriamente? Che schifo. Ragazzi, io penso. Piuttosto, che è successo sabato sera a Biagio? No, che ha fatto? Biagio? È scoppiata una rissa in discoteca. Hai indovinato un po'? Le ha prese di santa ragione. Come mai? Boh, piuttosto è meglio chiedere a lui. Ehi, ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Ma che ti è successo? Niente, una ragazza si è avvicinato e pensava che io avessi guardato la sua ragazza, ma non è vero così. E io ho cercato di spiegarglielo, però lui non mi ha creduto, mi ha dato un pugno, io dovevo rispondergli e è andata come andata. E Carlo, tu dov'è? E lui se n'è andato. Se n'è andato? Avrà avuto i suoi motivi. Ma quali motivi? Se ci fossi stato io l'avrei preso a pugno a quel bastardo. Sì, voi la fate sempre facile però. Comunque, Biagio, non penso tu abbia fatto la cosa giusta. Certe volte basta che questa è la cosa migliore da fare. Ha parlato? Ti devo ricordare quello che hai fatto l'altro ieri. Quella è l'altra faccenda. Hanno preso la mia famiglia, non dovevo rispondere? No! Ragazzi, la violenza non è mai la forma giusta. Sei troppo ingenuo tu. La violenza è l'arma di convinzione più forte che ci sia. Giuro che se non ti stai zitto ti faccio convincere io. Comunque Davide hai ragione. Certe volte alzare le mani può risolvere le cose. E meno male che abbassare la cresta ogni tanto è la scelta migliore. È ingannando gli altri che li convinci e si fideranno di te. Con la violenza gli metti solo paura. Dando con la violenza io mi sono ridotto così, eh. Se fossi scappato anche tu, adesso non saresti in queste condizioni. In realtà io credo che... Io sono convinta che l'amore sia la risposta a tutto. Guardate il mio ragazzo, per esempio. Da quando stiamo insieme è cambiato così tanto. Ma se se la fa con tutte! Questo coraggio, da dove ti è uscito? Ma che c'aveva questo speciale? Cioè, veramente, io ho un occhio nero in faccia e parlate se dovevo fare qualcosa, cioè se gli dovevo dare un pugno invece di no. Non ho mai detto una cosa del genere, forse l'ho pensato. Giuro che ti faccio un uovo. Ah, l'amore è la risposta a tutto. Se non la smetti picchio pure te. Ragazzi, forse... Dai, provaci, non credo ci riusciresti. Lei forse no, ma io penso proprio di sì. Ti sto aspettando, vieni! Sentite, io non vi posso più sentire discutere. Me ne vado, ciao! No, aspetta, aspetta, vengo pure io. Ciao! Bravo, è così. Bravo. Forse stiamo esagerando. Esagerando? Non è colpa mia se lei se la prende per tutto. È la prima a fare ramanzine e la prima a non ascoltarla. Ma hai sbagliato a parlare alle sue spalle. Hai ragione. Sarà sicuramente stato questo. In questo modo sta cercando di guadagnare punti. Beh, perché non funziona? Ci risiamo. Sentite, io me ne vado. Mi sono stancato. Ehi, aspetta. Ho sbagliato. Scusami. Scusa. Sentite, io me ne vado pure io a casa. Vado a medicarmi la ferita. Ti serve una mano? Aspetta. Sì, un poco di compagnia non fa male. Andiamo, dai.